Benvenuti, benvenuti tutti. Tutti i nostri amici, i rappresentanti delle diverse associazioni di volontariato dell'Alcli, dell'Aido, benvenuti anche ai ragazzi del liceo scientifico, classe mi sembra 2, seconda e terza D, dico bene? Benvenuto alla rappresentante della Croce Rossa. Questa sera i saluti ve li porgerà il nostro testimonial. Amici, purtroppo non posso essere con voi fisicamente, ma sono con voi anche perché la prevenzione, si sa, è la prima cosa, ormai è acclarato, nella lotta contro i tumori. Prevenire è la cosa che possiamo fare tutti, è il miglior tipo di cura preventiva, perdonate la ripetizione. Io stesso ho avuto 2 melanomi, e sappiamo quanto il melanoma sia un tumore potenzialmente molto pericoloso, 2 melanomi asportati proprio perché sono stato bravo e molto fortunato, devo dire, a prevenirli e andare immediatamente a visitarmi. Nel caso specifico si parla di prevenzione per il tumore al seno, ed è una questione che ormai le donne hanno capito e fortunatamente sta prendendo sempre più piede. Mi auguro di essere con voi nelle prossime edizioni, nei prossimi convegni, nelle prossime occasioni in cui ci sarà bisogno di parlare di lotta al tumore, sempre e comunque. Saluto l'amico Flavio Fosso che mi ha convocato. Flavio, stai tranquillo, la prossima volta sarò da quelle parti. Era chi non lo conosce, è il Stefano Meloccaro o Meloccaro, Flavio? Meloccaro è il nostro testimonial. In realtà il testimonial precedente era Roberto Brunamonti, che credo pochi arieti, forse i più giovani no, ma insomma quelli un po' più datati ricordano il grandissimo campione di basket, cresciuto a Rieti, ma poi ha preso il volo per Bologna, la nazionale e quant'altro. Oggi però è impegnato con la nazionale. Ah, ecco, era, quindi non ha più il tempo di frequentarci, e però è sempre vicino a noi con tanto affetto. Adesso noi stiamo aspettando la dottoressa D'Innocenzo, però siccome gli studenti vanno via alle 6, ma se domani vi giustificano potete stare anche un altro po', no? Facciamo in modo, parliamo con la preside, a parte le battute, voi andate via quando volete, però voglio dire, è interessante quello, secondo noi, quello che diremo. Allora, forse conviene, faccio, che dici Mario? Ecco, sì. Allora inizia il dottor Santarelli. Bene, allora nella mia veste di, allora se mi dai, di coordinatore degli screening oncologici della ASL di Rieti, volevo un pochino, ecco, rinfrescarvi un pochino su quelle che sono le azioni messe in campo dalla nostra azienda sanitaria locale per poter diffondere e sensibilizzare tutti voi sul messaggio della prevenzione e diagnosi precoce, perché si parla di prevenzione quando noi dobbiamo prevenire una malattia, si parla di diagnosi precoce quando dobbiamo sorprenderla nelle fasi iniziali. Sorprenderla nelle fasi iniziali significa avere alte possibilità, alte probabilità di guarigione. Per cui siamo stati qui in questo luogo anche precedentemente con l'Associazione dei Giovani Avvocati, che ci teneva a presentare questo progetto. Avanti. Ecco, ottobre è il mese della prevenzione per antonomasia, perché è definito appunto ottobre rosa con una campagna della Regione Lazio che mira a sensibilizzare e accelerare fondamentalmente nell'ultima parte dell'anno su questo discorso della diagnosi precoce. Quindi tutte le donne vengono invitate a recarsi presso i centri dove si effettuano le mammografie di screening, ovviamente quelle che ne hanno le caratteristiche, perché ci sono delle fasce di età che debbono essere rispettate. Bene, in questo mese si allarga questa fascia d'età, che normalmente è fra i 50
e i 69 anni e si porta da 45 ai 74, quindi questo è il range per cui è possibile effettuare la mammografia senza necessità di ricorrere anche al medico di famiglia. Avanti. Il cancro della mammella è uno, poi ne parlerà più tardi anche Roberta, è senz'altro il tumore diciamo di più frequente nella donna, circa il 29% dei casi. Avanti. Facciamo velocemente perché ecco, si prevede un aumento della sua incidenza all'incirca del 16% nei prossimi anni, quindi sono dei dati molto molto significativi e questo lo dovremo non tanto più alla incidenza normale del tumore quanto soprattutto alla diagnosi precoce, cioè sorprenderemo sempre più cancri nella fase iniziale di malattia e questo costituisce un vantaggio, come dicevamo prima, per quanto riguarda la sopravvivenza. Avanti. Ecco, io proietto sempre questa immagine del professor Veronesi che in qualche maniera ci diceva qualche anno fa, prima di morire, che quattro sono le azioni per combattere il cancro e vedete metteva al primo posto proprio la diagnosi precoce, più riusciremo a fare diagnosi precoce più avremo possibilità di sopravvivere a lungo. Avanti. Poi ovviamente tutte le gli altri guadagni terapeutici vengono fatti con le nuove tecnologie, con la nuova radioterapia, nuovi farmaci, nuova chirurgia. Vedete che insomma si riesce a campare di più soprattutto perché viene diagnosticata precocemente la malattia. Questo vale non solo per la mammella ma anche per qualche altro tumore importante che è oggetto di attenzione del Servizio Sanitario Nazionale come il cancro del colon retto. Vedete fra il 15 e il 33% delle neoplasie possono essere curate e con un vantaggio sulla sopravvivenza. Avanti. Ecco, questi sono i dati dedotti dalla letteratura scientifica che appunto ci testimoniano questo, cioè una diminuzione della mortalità anche per il cancro del colon retto, soprattutto dovuto alla ricerca del sangue occulto nelle feci. Avanti. Ecco, il piano nazionale della prevenzione, lo Stato attenziona molto quindi questo aspetto della prevenire il cancro. Ecco, faccio io così magari. Proprio perché c'è necessità di avere meno incidenza di malattia e quindi spendere sempre di meno anche dal punto di vista economico, perché questo costituisce proprio la mission dei piani nazionali. E vedete che insomma un'attenzione particolare viene posta a questa prevenzione secondaria, cioè la identificare i soggetti a rischio e effettuare una diagnosi precoce. L'identificazione ha senso solamente se i trattamenti poi siano effettivamente disponibili per la gente e quindi tutti debbono essere messi nelle condizioni di poter accedere ai trattamenti nei tempi giusti e nei modi giusti. Tutti debbono essere messi in condizioni di effettuare follow up nel tempo e questo costituisce appunto il requisito di qualità di tutti i centri che effettuano questo tipo di attività. Quali sono le popolazioni beneficiarie dell'intervento? Sicuramente quelli che abbiamo detto prima, quelli in fascia target, 45-74 anni, quindi queste sono quelle che vengono attenzionate in questi mesi. Poi particolare attenzione, il piano nazionale ci dice questo, cioè fate attenzione alle nuove popolazioni, quelle soprattutto le comunità etniche nuove, che sono poco avvezze a fare questo discorso della prevenzione, quindi raggiungetele, fate incontri con loro affinché possiate sensibilizzarli e portarli dentro al nostro sistema sanitario per effettuare appunto diagnosi precoce. E poi tutte le altre popolazioni deboli, i detenuti, quindi anche le donne, vedete, anche è stato fatto uno studio sulle donne lavoratrici, le donne in carriera hanno una scarsa propensione a fare questo tipo di diagnosi precoce, proprio perché sono prese dal loro lavoro e quindi difficilmente hanno tempo per portarsi, per recarsi ai centri che effettuano questo tipo di diagnosi. Quindi aumentare sicuramente la partecipazione e l'adesione consapevole agli screening con il sostegno di alcuni soggetti che possono essere le associazioni di volontariato come nel nostro caso
oppure con la partecipazione convinta dei medici di medicina generale, che dobbiamo sempre stimolare come azienda sanitaria, proprio perché insomma c'è un pochino ancora di resistenza e dobbiamo superarla. Per superarla abbiamo messo quest'anno proprio nelle lettere d'invito la firma del medico di famiglia, quindi ogni medico di famiglia può apporre la propria firma sotto la lettera per poter sensibilizzare appunto l'assistito. Salutiamo il direttore generale. Quindi per cercare di sollecitare il più possibile queste donne proprio per effettuare questo tipo di indagine. Abbiamo degli indicatori proprio che la Regione monitora costantemente, che sono l'adesione, la estensione corretta agli screening e la copertura, perché ormai è diventato un LEA lo screening, e quindi dobbiamo in questa direzione avere tutti i dati giusti alla fine dell'anno. La Regione si è dotata di un DCA, cioè di un decreto, proprio per sistematizzare la materia, e allora tutte le aziende sanitarie locali debbono adeguarsi a questi criteri e a questi standard. L'organizzazione. Come ci si organizza? Ci si organizza in rapporto alla popolazione da raggiungere. Nel nostro caso a Rieti noi abbiamo circa 20.000 donne da raggiungere. Quindi dobbiamo programmare la nostra attività affinché tutte quelle almeno registrate possano essere messe nelle condizioni di essere raggiunte e quindi invitate a fare questa mammografia. C'è un coordinamento dei tre programmi di screening, ci sono dei responsabili dei singoli programmi di screening e poi ci sono dei referenti di percorso. Quindi è un'organizzazione che non si vede dall'esterno, ma comunque sia è un'organizzazione, diciamo, molto rigorosa, che appunto garantisce il percorso fino alla diagnosi finale. E allora si fa una lettera d'invito velocemente, si fa un sollecito quando la donna non aderisce, quindi quando viene a mancare quel giorno perché non è venuta quella donna, allora si fa un sollecito anche telefonico e quindi si cerca di capire le motivazioni per la quale non è arrivata a fare l'esame, e poi si fa una comunicazione a domicilio sull'esito che diciamo dell'esame. È richiesta un'adesione all'incirca del 50%, quindi questo è un dato che dobbiamo assolutamente raggiungere per essere in linea con la media nazionale. Lo dicevamo prima, in questi due mesi che ci mancano a fine dell'anno, anche le donne in fascia non screening, vale a dire 50-69, possono accedere a questo programma appunto fino a 74 anni, a cominciare comunque sia dai 45 anni. Dirò una cosa, diciamo, molto forte: non fate mammografie presso gli studi privati pensando di fare meglio, perché fate peggio. Chi legge una mammografia deve essere allenato a fare quello e fa solamente quello, cioè non ci sono altri, ci vuole un'expertise particolare, per cui la dottoressa Bonaiuti, per esempio, che legge le mammografie nella nostra ASL, fa solo quello, e allora chi la legge invece saltuariamente non è nelle condizioni di regalare, di dare un buon risultato. Sono richiesti dei requisiti, ogni radiologo deve leggere almeno 5.000 mammografie all'anno, che poi viene ripetuta questa lettura da un altro radiologo, quindi due radiologi vedono il vostro esame e poi danno una risposta. Se non è univoca addirittura si ricorre a una terza lettura. Quindi capite bene che questo tipo di qualità dell'esame non può essere delegato ad uno studio che magari la fa saltuariamente. E allora un altro messaggio forte da dare è questo: non è l'ecografia l'esame di primo livello dello screening, è la mammografia. La mammografia è il solo unico primo esame di screening. L'ecografia viene riservata al secondo livello, cioè viene fatta successivamente su richiesta del radiologo. Poi ce lo dirà la dottoressa Bonaiuti come funziona, e in questo secondo livello
eventualmente ci sono altri esami che possono essere completati da parte dell'anatomopatologo con gli esami bioptici, oppure come abbiamo fatto anche noi qui a Rieti, con una risonanza magnetica che, attenzione, è gratuita, cioè non c'è necessità di prenotazione da parte del medico di famiglia, ma viene automaticamente passata a questo esame quando, diciamo, ci sono, ricorrono le condizioni per poterlo fare. A Rieti finora siamo, diciamo, su questo versante stiamo andando bene quest'anno, speriamo di aumentare ancora di più, siamo secondi nel Lazio in termini di adesione allo screening, speriamo di aumentare in quest'ultima parte dell'anno diciamo questa percentuale, ma insomma i dati ci dicono che lo stiamo facendo. E allora, diciamo, importante è partecipare a, anche a questi convegni per poter passare questi messaggi come ad esempio abbiamo fatto recentemente anche con la camminata per la vita. È importante perché diciamo, queste sono delle occasioni in cui si riflette, in cui, come ha detto prima Stefano Veloccaro, se ci si, diciamo così, se ci si guarda un po' più da vicino, forse riusciamo anche ad avere diciamo, dei risultati che poi alla fine non vengono se vengono visti più tardi. Più tardi il professor Patacchiola vi parlerà anche delle neoplasie del collo dell'utero. Altro messaggio, non si fa più il pap test come test primario per le neoplasie del collo dell'utero, ma il test principe è il test HPV. E pensate, è così diciamo, sensibile che si fa ogni 5 anni, quindi si passa dai 3 anni del pap test ai 5 anni del test HPV. Poi magari il dottor Liberati ci dirà anche la differenza fra il test HPV e il pap test, che viceversa viene riservato oggi solo ai soggetti più giovani fra i 25 e i 29 anni. E allora per concludere, ecco, sempre abbiamo citato prima Veronesi, concludiamo con Veronesi. La sconfitta del cancro non sarà fatta solo nei laboratori, ma sarà anche una conquista sociale, ottenuta con battaglie di cultura e di progresso civile. Quindi appuntamenti come questi sono dei appuntamenti culturali importanti, dobbiamo sfruttarli perché dobbiamo arrivare a una mortalità zero, probabilmente non ci arriveremo mai, ma comunque dobbiamo avvicinarci molto. Grazie. Grazie Mario. Ci ha raggiunto la dottoressa Di Innocenzo, il direttore generale della nostra ASL, che era impegnata in un problema molto serio che riguardava la pediatria. Do la parola alla dottoressa Di Innocenzo per il saluto. La prego di parlare in piedi. Non potrei fare diversamente, visto la cosa. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo. Sono molto contenta, pensavo a tutto ai ragazzi posizionati lì insieme con i docenti, ma soprattutto pensavo a loro e pensavo alla futura classe dirigente. Quindi vi immaginavo come potrete diventare un domani e la grande capacità che avrete di poter cambiare le cose che non vanno e fare in modo che le cose migliorino. Quindi vi immaginavo ai banchi di coloro i quali possono decidere il futuro della città e chissà qualcuno di voi anche della nazione, almeno io ve lo auguro. E quindi pensavo al fatto dell'importanza che voi siate qua insieme con tante donne e tanti cittadini, e l'importanza della prevenzione, anche perché questa iniziativa, questo evento a cui state partecipando nasce da un'intensa collaborazione tra la ASL e le associazioni, la LILT, l'ALCLI ed altre associazioni di volontariato che ma soprattutto loro sono le più impegnate in questo settore, che in, diciamo, tutto il periodo dell'anno sono impegnati, e non solo a ottobre rosa, sono impegnati per la prevenzione dei tumori. E allora da questa collaborazione in qualche modo noi traiamo
tante opportunità. Uno, perché il volontariato per noi è veramente una risorsa. Due, perché questo ci fa stare più vicini ai cittadini, ci fa veramente esprimere quel ruolo di prossimità che serve per indirizzare i servizi e programmare i servizi. Cosa sta facendo l'ASL per la prevenzione e la cura dei tumori? Perché l'ASL è impegnata non solo nella prevenzione ma anche nella cura dei tumori. E innanzitutto, come diceva il dottor Santarelli, che è il coordinatore di tutte le attività degli screening, che hanno poi a loro volta al loro interno alcuni responsabili di screening specifico, quindi c'è il responsabile per quanto riguarda la mammella, per quanto riguarda il colon retto e per quanto riguarda la cervice uterina, quindi la prevenzione di questi tumori. Oltre, quindi, abbiamo aumentato l'attività di screening, abbiamo cercato di offrire sempre di più la possibilità di poter prevenire attraverso le attività appunto di screening nelle fasce d'età di cui ha parlato il dottor Santarelli. E abbiamo iniziato anche negli altri anni, ma quest'anno abbiamo aumentato la partecipazione in diversi comuni, la collaborazione per Ottobre Rosa con le associazioni, e questo l'abbiamo fatto creando delle opportunità di contatto con tutta la popolazione, oltre che a Rieti, a partire dalla Camminata per la Vita, da altre iniziative che ci sono e che ci saranno, come questa per esempio, ma anche in tanti comuni della provincia di Rieti. E abbiamo collaborato con l'ufficio scolastico provinciale, io ringrazio sempre il dottor Lorenzini per il percorso che stiamo facendo insieme per quanto riguarda non solo la prevenzione ma tutta una serie di attività legate alla gestione di alcune patologie, ma anche la possibilità di fare prevenzione sugli stili di vita, i comportamenti, gli aspetti che riguardano le dipendenze e altre cose con le scuole, ma soprattutto stiamo lavorando per quanto riguarda il lavoro sul bambino cronico. Abbiamo cercato di contribuire a migliorare la qualità di vita e anche di malattia di pazienti oncologici con un nuovo reparto di oncologia, implementando quello che è il percorso oncologico e quindi cercando di dare un'ulteriore risposta a un'organizzazione nell'integrazione ospedale-territorio. C'è la dottoressa Pace che, devo dire, ci sta aiutando in maniera veramente lodevole su questa cosa, con un contributo enorme, per far sì che si possa garantire in tutti i punti del territorio una risposta ai bisogni delle pazienti e dei pazienti con un problema oncologico. Stiamo rivisitando, nel senso che stiamo progettando ma anche riflettendo su come migliorare la rete delle cure palliative, quindi tutto il problema della palliazione, e questo anche cercando di fare un progetto di miglioramento dell'hospice con una gestione pubblica diretta dell'hospice, quindi superando alcuni aspetti che ci hanno visto in questi anni anche dover chiedere, anche se devo dire sono stati molto bravi, l'apporto di servizi esterni, e invece cerchiamo di internalizzare tutto quello che è l'attività che riguarda anche le cure palliative e il fine vita. Insomma, stiamo cercando rispetto a questo di coprire l'intero percorso, l'intera filiera. Questo sta facendo l'ASL, questo vogliamo farlo con le associazioni, vogliamo che siano quanto più possibile raggiunte tutte le persone che possono fare attività di prevenzione, perché se riusciamo a prevenire riduciamo la possibilità di avere pazienti con le patologie tumorali. Ma devo fare i complimenti alla LILT, perché loro stanno anche ponendosi il problema che ci stiamo iniziando a porre, ma non da adesso, già da un po' di tempo, su come raggiungere anche in età non, come dire, fino ad oggi definita, la popolazione, soprattutto quella più giovane, cioè fare in modo che le attività di prevenzione, non quelle canoniche previste dallo screening che sono obbligatorie per le istituzioni sanitarie, ma invece fare in modo che si possano raggiungere ragazzi che spesso
e anche giovani, che spesso, proprio perché sono giovani, non hanno questo tipo di problemi. Data l'incidenza, quindi complimenti anche per aver posto il problema da questo punto di vista, in questa prospettiva. Cioè fare in modo, per esempio, che si possano utilizzare magari possibilità diagnostiche non particolarmente invasive, come per esempio l'ecografia, iniziare a fare, a utilizzare, e questo dobbiamo educare i genitori oltre che i ragazzi, a fare, quando si va a fare la visita di controllo, per esempio le visite ginecologiche, di fare sempre l'ecografia al seno, questo per le ragazze, ma iniziare a pensare che tutti, poiché chiaramente gli stili di vita sono cambiati, possano utilizzare il test HPV, per esempio, e questo si può fare a partire da 12-13 anni, e se è necessario, pensando, capisco che è un'età che può fare in alcuni casi un po' rimanere perplessi, però dobbiamo pensare che dobbiamo raggiungere tutti gli stili di vita, e alcuni stili di vita sono anche abbastanza precoci, però quello che ci interessa non è esprimere giudizi sugli stili, ma quello che ci interessa invece è fare in modo che la salute venga assicurata a tutti e vengano veramente, va fatta prevenzione su eventi che poi possono accadere e che quindi vanno inevitabilmente presi in considerazione. Quindi è importante che loro ascoltino tutto questo e che abbiano gli strumenti per poter andare, per esempio, nei consultori, andare nelle strutture pubbliche e poter fare prevenzione. Questo è importante perché non riguarda, in questo caso stiamo parlando del tumore del seno, che è una cosa importantissima, e per le donne è una cosa importante, perché è vero che oggi curiamo meglio e di più e si può guarire, ma è anche vero che ci sono tante donne che ancora oggi arrivano ad avere un tumore perché non hanno fatto prevenzione in tempo. Quindi questo deve servire a raggiungere tutti, a fare in modo che tutti quanti possiamo beneficiare o usufruire delle opportunità che un servizio sanitario pubblico offre a tutti. Basta saperne beneficiare e soprattutto cogliere le opportunità che vengono date e fare educazione sanitaria dappertutto. Grazie. Grazie dottoressa, e diciamo che riprendo l'assist sugli studenti e vi faccio notare che abbiamo messo la prevenzione non ha età. In effetti, come diceva il direttore generale, quando uno è giovane, siamo stati tutti giovani, purtroppo la giovinezza è una malattia da cui si guarisce presto, troppo presto. E quindi non ci sembra che siano cose che interessano sempre gli altri, ma non è così. Faccio una nota di merito alla Regione Lazio, che fa da molti anni questo ottobre rosa, anche alla nostra testimonial. Ci sono state delle polemiche. Belen si dice che ci abbia il seno rifatto, e va bene, però bisogna dire anche che oltre alla protesi di silicone c'è anche il tessuto mammario, per cui forse probabilmente sono donne che debbono essere attenzionate ancora di più. Comunque ci ha messo la faccia gratuitamente e noi la ringraziamo. Tumore della mammella, io non vi dirò altro perché ne hanno già parlato e ne parleranno i colleghi. L'unica cosa su cui mi soffermo è il secondo capoverso. Per le giovani donne l'incidenza è ancora più alta del 15%. Questo è importante. Noi, avete visto i programmi di screening, 50-69 anni tutto l'anno, 45-74, cioè sono età dei vostri genitori perlomeno, o dei vostri nonni, no? Allora noi oggi, quando diciamo il focus sui tumori nelle giovani donne, questo vogliamo intendere. Vogliamo porre l'attenzione alle istituzioni, ai colleghi, a noi stessi, soprattutto alle associazioni di volontariato che agiscono, è bene ricordarlo, di concerto con le amministrazioni pubbliche, con le autorità sanitarie, e quindi di stimolo. Allora la fascia di età più a rischio è quella esclusa dai programmi di screening. Che fare? Allora, noi sappiamo che la guaribilità è molto alta, questo ve lo diranno
bene i colleghi, comunque adottando corretti stili di vita e diagnosi precoce si arriva a una guarigione nel 95% dei casi. Io mi soffermo rapidamente, se poi volete prendete il volumetto che sta in segreteria. Il nostro presidente, che è un chirurgo oncologo di Bari, Francesco Schittulli, nella lettera che è pubblicata in questo volumetto, ci dice che oggi quello che c'è da fare è individuare la malattia in fase sempre più preclinica. Diagnosi della lesione tumorale in donne sempre più giovani, come vedete ritorniamo al focus sulle giovani donne. Uniformità territoriale dello screening senologico. In Emilia-Romagna, per esempio, non bisogna aspettare l'ottobre rosa per fare la mammografia gratuitamente dai 45 ai 74, si fa tutto l'anno. E poi abbassamento dell'età dello screening allargato all'ecografia. Sempre il professor Schittulli, il nostro presidente nazionale, ci dice: coinvolgete attivamente il mondo scolastico, le ragazze, l'autopalpazione. Ne parlavamo prima con la dottoressa Pace, con la dottoressa Bonaiute, le colleghe che si occupano attivamente di questo problema. Non esiste un'età dalla quale in poi bisognerebbe fare l'autopalpazione. Io quando verrò insieme agli altri colleghi lunedì e martedì alla vostra assemblea ne parlerò un po' più a lungo. Abbiamo anche un video, dei video che vi insegnano l'autopalpazione. È il primo esame poco costoso che intanto vi rende confidenti di un argomento che può essere importante. Dopodiché, dopo l'autopalpazione, gli esami clinico strumentali, voglio dire, dovrebbero essere un pochino più alla portata di tutti. E poi maggiore attenzione alle circa 800.000 donne italiane con il vissuto del cancro al seno. Qui a Rieti la dottoressa Mario Santarelli hanno già sottolineato la forte sinergia che c'è qui nella nostra città tra l'istituzione pubblica, la ASL, e le associazioni di volontariato, in primis l'ALCLI, che non finiremo mai come cittadini di ringraziare per quello che fa per le donne che hanno avuto contatto con questo evento. La lotta ai tumori, quindi, come si può fare? Bisogna, per combattere questa malattia, bisogna essere in tanti, che lavorino in maniera sinergica, tutti con lo stesso obiettivo, quindi le istituzioni, il Ministero, la Regione, la ASL, gli ospedali, i professionisti e i volontari. Noi quest'anno, e di questo dobbiamo ringraziare chi ci ha pensato, gli altri anni andavamo un pochino, come posso dire, per conto nostro, per cui a volte sicuramente con l'ALCLI qualche telefonata, se facciamo la passeggiata della vita non fate altre cose, però quest'anno il 13 ottobre abbiamo programmato insieme alla ASL tutte le attività. Questo significa che cercheremo di fare non dei doppioni, ma lavorare in provincia, per esempio in alcuni comuni noi, in altri l'ALCLI e così via. E gli obiettivi che noi vogliamo porre alle istituzioni, in base al ragionamento che ho fatto poco fa, è quello di prevedere programmi di prevenzione per le giovani donne e la campagna Nastro Rosa che duri tutto l'anno. Che significa questo? Che dovremmo portare perlomeno a 45 anni l'inizio della mammografia e a 74. Quando qui parliamo delle donne, poi quando verrò al liceo parleremo anche di un brocetto che noi abbiamo come l'ILTE, che accenno comunque. Da quando non si fa più la visita militare, i ragazzi dai 14 ai 19 anni non hanno contatto con, non dico con l'urologo, ma nemmeno col medico di famiglia, e invece le ragazze di pari età, dopo il menarca, dopo la prima mestruazione, sicuramente la mamma dal ginecologo una visita gliela fa fare, i ragazzi invece praticamente non ne fanno nessuna. Io mi rivolgo ai più giovani naturalmente. Questo che significa? Che quando c'era la visita militare, un testicolo che non era sceso bene, un varicocele, oppure altre malformazioni, venivano diagnosticate in quel momento. Io ricordo quando feci la visita militare, uno di noi
C'aveva un testicolo che non era sceso, tutti quanti preoccupati, mo che gli succederà? Insomma, arrivavamo a quell'età, a 18-19 anni, insomma un po' sprovveduti. Ma oggi non credo che sia tanto diverso, per cui l'invito qual è? Noi intanto ci attiviamo per creare un ambulatorio insieme alla ASL in cui un urologo visiterà i ragazzi compresi in questa fascia d'età, cioè quella del liceo, degli istituti superiori, per vedere se nell'apparato riproduttivo sta tutto a posto, perché se no dopo succede che quando arriviamo in età adulta e c'è un'impotenza che vendi oppure un'infertilità, ormai è troppo tardi. Per cui quello che noi stiamo cercando di fare, e però abbiamo bisogno, come posso dire, noi siamo a disposizione per diffondere questi messaggi, poi bisogna però che in qualche modo vengano raccolti, perché fare prevenzione significa fare sicuramente una cosa buona per noi stessi in primis, ma anche per la società, perché se prevenire, come dice il nostro slogan, prevenire è vivere, significa che se riusciamo a non far ammalare la gente, ci guadagnano le istituzioni, un guadagno economico e soprattutto non le famiglie, insomma, stanno più tranquille. Per quelli che lo volessero, noi la Lilt venerdì sera a Cantalupo c'è una scena sociale in cui raccoglieremo anche le adesioni agli screening, e chi vuole venire sarà benvenuto. Giovedì 24 faremo un'assemblea dei soci per cambiare lo statuto e vi ringrazio della vostra numerosa partecipazione. Bene, allora dopo la presentazione io direi di procedere in ordine, quindi darei la parola alla dottoressa Bonaiuti in ordine sequenziale, vale a dire la donna accede al servizio di mammografia e quindi ha il contatto con il radiologo, quindi con la dottoressa che fa solo quello, quindi questo è importante come messaggio, perché il radiologo non può essere un tuttologo. Per questo la regione ha posto dei paletti molto molto rigidi, chi fa mammografia deve fare solo quello, quindi la dottoressa è notte e giorno a nostra disposizione, a vostra disposizione per rispondere a quesiti e risolvere i problemi. Sì, sì. Non so adesso. Buonasera a tutti, ringrazio la Lilt e il dottor Depponi per l'invito. Di qua, va bene. Ok, va bene, allora vado avanti. Allora, il tema che mi è stato dato è la prevenzione non ha età. E in effetti è vero, noi ogni giorno in ospedale assistiamo alla, diciamo, facciamo diagnosi a nelle donne anche alle ragazze, cioè ci è capitato negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni di fare almeno 15 casi ci sono capitati di tumore nella mammella nelle donne veramente giovani, addirittura 21 anni, 23 anni, 27 anni, 28 anni, 29 anni, sono età in cui mai uno penserebbe di trovare un tumore nella mammella. Invece così è stato. Anche tumori aggressivi, due di queste ragazze stanno facendo la chemioterapia. Quindi bisogna, è importante la prevenzione. Dire che la prevenzione non ha età è vero, bisogna farla. Allora, adesso detto questo, che insomma, parliamo del tumore della mammella. Allora, il tumore della mammella è una malattia di rilevanza sociale. E come c'è scritto anche nell'opuscolo, nel 2018 sono stati diagnosticati 252.800 nuovi casi. È una malattia che si manifesta sempre più in anticipo e colpisce prevalentemente le donne di età inferiore ai 50 anni. Come ha detto anche il dottor Zepponi, l'incidenza del tumore della mammella cresce, negli ultimi 6 anni si è registrato un aumento del 15% e nelle donne sotto i 45 anni addirittura un incremento del 30%. Quindi questo dato ci fa capire che
ogni donna può ammalarsi a qualsiasi età, può essere colpita dal tumore della mammella. Tutte però possono guarire, l'importante è scoprirlo in tempo, l'importante è fare una diagnosi precoce, l'importante è trovare il tumore nella sua fase preclinica, quando non è apprezzabile alla palpazione. Quindi prevenire e curare il cancro è possibile, questo grazie alla prevenzione primaria, cioè cambiare, conoscere i fattori di rischio, cambiare lo stile di vita, una corretta alimentazione, un'attività fisica, che poi ne parleranno ampiamente sia il dottor Liberati che la dottoressa Pace. Ma quello che poi a me riguarda personalmente è la prevenzione secondaria, ossia attraverso gli strumenti diagnostici, quali l'ecografia e la mammografia, noi dobbiamo trovare il tumore nella fase precoce, perché si è visto che una diagnosi precoce aumenta la probabilità di successo della terapia e quindi dà più possibilità di sopravvivenza alle donne. Vi faccio vedere questo caso che è abbastanza emblematico. Come potete vedere, in questa mammella c'è un piccolo tumore. Questo è un tumore che normalmente non può essere palpabile, è un tumore di 2-3 mm e questo grazie alla mammografia. Un altro caso vi faccio vedere, questa invece è una paziente sintomatica che si presenta spontaneamente presso il nostro reparto perché alla palpazione sotto la doccia ha sentito una tumefazione. Come potete vedere c'è una grossa lesione della mammella del quadrante superiore esterno e nell'ascella ci sono dei linfonodi patologici. Adesso non ho, però è in alto nell'ascella, come potete vedere. Allora, guardate la differenza. Una diagnosi precoce di 3 mm e un tumore di grosse dimensioni con l'ascella interessata. Sì. Qui cambia completamente, perché la paziente che presenta un tumore di 3 mm sarà sufficiente un trattamento chirurgico, sicuramente non andrà a un trattamento chemioterapico perché è troppo piccolo, è un tumore veramente di piccole dimensioni. Sicuramente farà tutto il trattamento terapeutico necessario, però avrà sicuramente un maggior successo e una maggiore possibilità di sopravvivenza. Questo è un altro caso, guardatelo, è sempre una paziente sintomatica che si presenta presso il nostro reparto. Guardate l'ascella, va bene, non serve neanche che io la, insomma, si vede benissimo. Nell'ascella c'è tutto un pacchetto linfonodale patologico. Questa paziente è stata trattata con successo, devo dire che ha avuto una grossa risposta. È stata trattata dalla dottoressa Pace con un trattamento chemioterapico neoadiuvante, che significa che la paziente prima dell'intervento chirurgico è stata sottoposta a un trattamento di chemioterapia. Questa paziente all'ottavo ciclo, quando è venuta a fare il controllo, il tumore non era più apprezzabile, dopodiché è stata operata dal nostro chirurgo e adesso sta in buone condizioni di salute. Però volevo farvi notare la differenza tra una paziente asintomatica e una paziente sintomatica, perché il tumore della mammella purtroppo non si riesce ad apprezzare palpatoriamente quando le dimensioni sono piccole, ma deve essere almeno superiore a un centimetro per essere apprezzato dalla paziente. Allora, la prevenzione secondaria che tratteremo questa sera, io la vorrei dividere in alcuni gruppi. Intanto vorrei parlare delle donne sotto i 40 anni, perché mi pare che questo è il tema principale di questo convegno. Per le donne sotto i 40 anni la prevenzione deve essere fatta sempre con un'ecografia. Il primo approccio deve essere un esame ecografico. Poi, se l'ecografia risulta negativa, lei farà i suoi controlli una volta l'anno, altrimenti faremo gli approfondimenti diagnostici, che possono essere una mammografia e una risonanza e una biopsia.
diciamo che un ruolo importante della prevenzione secondaria nelle donne ad alto rischio. Chi sono le donne ad alto rischio? Chi ne fa parte? Allora, le donne ad alto rischio sono un gruppo di donne, per fortuna poche, che sono mutate, nel senso che presentano una mutazione genetica, il BRCA1, l'avete sentito magari molte volte, il BRCA2, oppure sono figlie di persone mutate, ragazze di persone mutate, figlie di gente mutata, oppure ragazze che in giovane età sono state sottoposte a un trattamento radioterapico per un linfoma. Un altro gruppo di pazienti ad alto rischio sono le pazienti che sono state sottoposte a stimolazioni ormonali per una gravidanza. Ultimamente stiamo un po' assistendo a un aumento della infertilità, quindi molte donne ricorrono a stimolazioni ormonali. Quante ragazze subiscono magari dei trattamenti anche forti per avere un figlio? Ecco, queste donne devono sottoporsi a dei controlli diversi rispetto alla popolazione normale. Devono fare dei controlli frequenti, ecografie almeno semestrali. Anche in questi ultimi giorni ci è capitato di fare diagnosi in una giovane donna che è stata sottoposta a trattamento a stimolazione ormonale, ma anche negli anni passati abbiamo avuto almeno due ragazze che sono state sottoposte a mastectomia bilaterale perché presentavano il tumore in tutte e due le mammelle. Quindi queste persone rientrano in un protocollo di studio, quelle donne ad alto rischio, e qui in ospedale possiamo offrirlo, che praticamente debbono essere sottoposte a una risonanza magnetica annuale e a un'ecografia e, se serve, anche a una mammografia. Le donne diciamo che presentano un'età superiore ai 40 anni devono fare sempre come primo esame una mammografia. Le donne sopra i 40 anni, diciamo, sono tante, perché sono quelle che vanno dai 40 ai 49, che non fanno parte del programma di screening. Anche queste donne devono fare prevenzione. Spesso mi sento dire, ma il programma comincia a 50 anni. No, ma bisogna cominciare prima. A 40 anni una donna deve fare la mammografia. E anche dopo i 70 deve fare la mammografia, perché il tumore non ha età. Abbiamo fatto diagnosi anche a una paziente di 94 anni che stava presso una clinica, una casa di cura per anziani. Quindi bisogna sempre fare prevenzione, bisogna sempre sottoporsi a questi esami strumentali. Allora, l'importanza della mammografia. La mammografia rappresenta sicuramente l'esame più importante, è l'esame, come avete visto prima, ci permette di vedere tumori di piccole dimensioni. È un esame radiologico con bassi dosi, rapido, e effettuato dal tecnico in due proiezioni mammografiche. La mammografia, come dice questa diapositiva, evidenzia tutta l'anatomia normale della mammella, e come potete vedere da questa abbiamo quattro classi di mammelle completamente grasse, dove è facile vedere una lesione di piccole dimensioni. Perché? Perché il tumore si presenta sempre radiopaco. Quindi in una mammella così trasparente trovare come la prima questa, quella del 10%, perché questo tipo di mammella ce l'ha il 10% della popolazione, quindi un po' troppo poco, però questa mammella ci consente di fare una diagnosi molto facilmente. Guardate invece quella dove è molto rappresentata la ghiandola, questa qui, non so come, non è una penna questa, Mario? No? Ok, va bene, comunque questa è una mammella molto densa. Qui noi purtroppo falliamo, perché non è facile trovare un tumore piccolo. Qui la diagnosi
precoce è quasi impossibile, spesso si nasconde, non è facile per noi medici. Quindi questo tipo di mammella ha sempre bisogno di un'integrazione con l'ecografia. Sì. Allora, andiamo avanti. Questo è sempre un tumore in una donna in menopausa. Come potete vedere, la mammella è prevalentemente grassa, è un tumore di piccole dimensioni, è facile trovarlo, come questa. Anche qui è molto facile. Ecco, una cosa che vorrei dire è che la terapia ormonale sostitutiva, ecco, che cosa succede? Molte donne, ah, ma che faccio, la faccio, non la faccio, è rischioso, non è rischioso. Ecco, io dico che la mammella cioè che la terapia ormonale sostitutiva va fatta se magari se non ci sono grossi fattori di rischio, se non c'è familiarità, se magari la paziente va incontro a tante alterazioni, tipo diventa ipertesa, c'è un sacco di complicanze, allora lì. Però farla semplicemente per il gusto di farla, io sinceramente non la consiglio, anche perché con la terapia sostitutiva si modifica il tessuto ghiandolare della mammella, cioè per noi medici torna ad essere una mammella giovanile, una mammella difficile, quindi trovare un tumore in una ghiandola molto densa è difficile. Questa è una paziente che stava facendo la terapia sostitutiva. Come potete vedere, c'è un piccolo tumore qui con il cerchio rosso. Questa è un'altra paziente giovane con un tumore nascosto. Qui è molto difficile fare la diagnosi, ci dobbiamo aiutare con la mammografia, con l'ecografia anche in questa. Come potete vedere, la densità ghiandolare non consente di identificare un tumore di piccole dimensioni. Vabbè, andiamo avanti, perché allora quello che bisogna sottolineare è che la mammografia non ammette mediocrità. Che significa? Che i medici che si avvicinano alla mammografia, alla refertazione della mammografia, devono essere medici dedicati, con una specifica competenza, e devono essere preparati. Bisogna anche essere aiutati da apparecchiature di elevata qualità. Questo in effetti anche in ospedale, noi abbiamo degli apparecchi di ultima generazione, un ecografo che ci è stato donato dall'ALCLI di ultima generazione, quindi le apparecchiature ce le abbiamo. Noi medici ce la mettiamo tutta, quindi come diceva il dottor Santarelli, fidatevi, venite, non abbiate paura. Allora, l'ecografia, non so, vado di corsa, che faccio? Perché mi sa che sto togliendo tempo agli altri, eh? Va bene, questi sono esami, ecco, mi soffermo solo su queste. No? Vado avanti? No, forse sono un po' troppo lunga. Comunque l'ecografia è l'esame di prima istanza nelle ragazze, nelle donne sotto i 40 anni, e viene utilizzata per completare i reperti mammografici dubbi. Qui vi faccio vedere una immagine di un tumore benigno in una giovane donna, mentre questo è un tumore maligno. Come potete vedere la differenza, i margini sono molto irregolari. Anche quest'altro, vedete, questo è un altro tumore maligno visto in ecografia in una giovane ragazza. Allora, che cosa succede quando troviamo un tumore? Allora, intanto facciamo tutto quello che serve, quindi passiamo alla biopsia, lo mandiamo in anatomia patologica, che abbiamo uno dei patologi più importanti, più bravi in Italia, che è il fiore all'occhiello della nostra ASL, che ci dà immediatamente le risposte. Dopodiché torna il referto dall'anatomia patologica e, come sapete tutti, nel nostro ospedale c'è un percorso organizzato, fatto da un gruppo, da un team di specialisti, e quindi
Questo è il nostro gruppo, in questo gruppo multidisciplinare fa parte il radiologo, il patologo, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, fisiatra e psicologo. Noi ci riuniamo tutti i mercoledì della settimana per discutere e per pianificare sia l'iter diagnostico che il trattamento terapeutico, perché oggi più che mai il trattamento terapeutico è personalizzato. L'obiettivo di questo gruppo è quello di garantire una vera integrazione e sinergia tra noi professionisti, sia in fase progettuale che assistenziale. La paziente viene inserita all'interno di questo percorso che si prende cura della donna in tutti i suoi aspetti, sia fisici che psicologici, guidati poi dalla nostra infermiera, case manager Lorella. La donna può accedere in questo percorso in qualsiasi fase, può giungere anche da qualsiasi ospedale o da qualsiasi centro, anche privato. Può venire in ospedale per essere trattata, noi la inseriamo in questo percorso, può benissimo, spesso capitano che pazienti operate altrove poi vanno dalla dottoressa Pace che poi li inserisce nel percorso per continuare tutto il trattamento. Molti studi hanno dimostrato che è importante la prevenzione perché la prevenzione ci consente di fare una diagnosi precoce, la diagnosi precoce riduce la mortalità, tant'è vero che si è visto che la popolazione sottoposta a screening la mortalità si riduce del 30%. Quindi non rinunciamo alla prevenzione, è importante questo per tutti, per tutte le donne e per, anche per i ragazzi, per quello che seguirà dopo. Grazie. Grazie Paola, grazie per, soprattutto per il servizio che fai a vantaggio di tutte le donne che te lo chiedono. Allora, successivamente all'esame mammografico a volte può essere richiesto un approfondimento diagnostico, cioè un esame biottico oppure un ago aspirato, proprio perché bisogna caratterizzare quelle lesioni che ci ha fatto vedere Paola prima. Per cui si ricorre a questo punto alla figura dell'anatomopatologo fra i migliori in Italia, eccolo qui, Fabrizio Liberati. Fabrizio Liberati, perché tutto lì, tutto su quello. Ecco, allora, Fabrizio Liberati, mettiamo subito questo qui, allora che in 10 minuti ci farà vedere come, 8 minuti ci farà vedere come si arriva a una diagnosi. Aspetta, no, di qua, ecco. Allora, adesso vediamo se riesco con due mani a far tutto, perché per esigenze, se mi metto qua, sto fuori, metto qua, però devo stare in piedi, ok, non so loro quanto riescono a vedere, buonasera a tutti, una cosa, va bene così? Perfetto, ok, allora, andiamo velocemente avanti. Visto che la dottoressa vi ha introdotto sul problema del tumore alla mammella, forse sarebbe bene chiarirci un secondo, cioè sul concetto di che cos'è un tumore. In realtà, se volessimo sintetizzarlo in maniera molto molto stringata, il tumore che cos'è? Nient'altro che un tessuto che si viene a formare all'interno del nostro corpo, un tessuto che normalmente non deve esserci, che è capace di crescere in maniera autonoma, quindi di non regolarsi con gli altri organi del nostro corpo e che riesce ad acquisire nel tempo anche la capacità di poter diffondere dal punto in cui è cresciuto al di fuori e quindi di raggiungere altri distretti, cioè di dare quelle che noi chiamiamo oggi tecnicamente metastasi. Volendo, diciamo così, vedere un percorso in questo che è un piccolo cartoon, vedete che si parte da una cellula che è assolutamente normale, che è questa, scusate, sto usando la sinistra, destra è meglio, si parte da una cellula che è assolutamente normale, questa cellula subisce delle modificazioni genetiche, quindi diventa una cellula tumorale e se trova le condizioni per poter crescere comincia a riprodursi, a replicarsi fino a diventare un tessuto neoformato. Questo tessuto neoformato
può acquisire poi la capacità di entrare all'interno dei vasi e attraverso la via dei vasi di raggiungere altri distretti e quindi di diffondere all'interno del nostro corpo. Quindi questo è quello di cui parliamo. Sia esso un tumore alla mammella, sia esso un tumore di qualunque altro distretto, questo è quello che avviene normalmente. Allora, come io ho pensato di rispondere a qualche domanda, diciamo così, sul quale magari non mi soffermerò molto perché il tempo è tiranno. Allora, come si può presentare un tumore alla mammella? Fondamentalmente si può presentare in tre modi: sotto forma di un nodulo, la dottoressa Bonaiuti me ne ha fatte vedere tante immagini, questo è l'aspetto mammografico, questo è l'aspetto che si ha in vivo. Vi diceva che le mammelle sono fatte in gran parte di tessuto adiposo, questo infatti è il tessuto adiposo, questo di colore giallo, e dentro questo tessuto adiposo di colore giallo si ha questa piccola formazione bianca che è il tumore, cioè il tessuto neoformato che si è venuto a sviluppare. Vedete come le immagini, diciamo così, normali sono perfettamente sovrapponibili a quelle della mammografia. Oppure si può presentare sotto forma di microcalcificazioni, oppure sotto forma di quelle che tecnicamente i radiologi chiamano distorsioni del parenchima, cioè dire alterazioni di quella che è la normale struttura che con una mammografia si può visualizzare. Se ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a capire di che cosa si tratti, perché non è sufficiente soltanto documentare che c'è una lesione, che c'è un'alterazione. Dobbiamo dargli un nome e un cognome. Come possiamo fare per dargli un nome e un cognome? Utilizzando tre differenti metodiche, che sono o l'ago aspirato con ago sottile, cioè una metodica in cui si usa appunto un ago sottile, vedete qui c'è una siringa con la quale si aspirano delle cellule, queste cellule vengono strisciate su un vetrino, inviate a noi e noi formuliamo la diagnosi di natura e di che tipo di tumore è. Oppure si può ricorrere a un'indagine un pochino più invasiva in cui si usa un ago più grande e si ottiene un frustolino di tessuto. In questo modo possiamo anche andare a fare delle ulteriori indagini che possono essere utili per l'oncologo per poter poi impostare una terapia prima dell'eventuale intervento, oppure un'altra metodica oggi molto utilizzata che è il mammotome, cioè uno strumento che utilizzando un sistema computerizzato fa fare numerosi prelievi nella zona a noi sospetta, che ci viene inviato del materiale e questo materiale poi viene da noi esaminato e si formula la diagnosi. Quali sono le risposte che si possono avere? Fondamentalmente si possono avere risposte di una lesione benigna oppure risposte di una lesione maligna, ma anche quando formuliamo una risposta di una lesione maligna, cioè dire utilizziamo questo termine purtroppo che spaventa molto, che è quello di carcinoma, dobbiamo anche considerare che fondamentalmente esistono due tipologie di carcinomi. Carcinomi che noi definiamo in situ e carcinomi che noi definiamo invasivi. Che cosa significa in situ? Significa che sono dei tumori che sono ancora contenuti dentro una sorta di membrana che quindi non li rende capaci di poter diffondere al di fuori del punto in cui sono sviluppati. Se noi intercettiamo un tumore in questa fase con una semplice asportazione abbiamo risolto completamente il problema della paziente. Quando invece diventano invasivi, cioè se ne vanno all'interno del tessuto che è intorno e quindi possono prendere la via dei vasi, allora lì possono diventare pericolosi perché lì possono prendere i vasi e quindi distribuirsi in altri organi. Dove il tumore della mammella si presenta? Chiaramente tutta la mammella può essere interessata, però diciamo così che in un'ottica di attenzione è il quadrante superesterno, cioè dire questa parte qui, quella che sta più verso l'ascella, quella maggiormente interessata. Più del 50% delle neoplasie si sviluppano in questa zona. Quindi quando voi praticate l'autopalpazione ricordate sempre di avere un'attenzione generalizzata, ma di guardare, di sentire con maggiore attenzione questa zona. Allora, si è parlato di fattori di rischio, qui magari qualche minuto in più ce lo spendiamo. Allora, quali sono i fattori di rischio? Perché conoscere i fattori di rischio significa poi assumere gli atteggiamenti che ci possono aiutare non soltanto nel prevenire il tumore e quindi evitarci poi problemi più importanti. Allora, diciamo che ci sono alcuni dai quali non possiamo sfuggire. Esempio, se abbiamo una predisposizione genetica perché abbiamo delle mutazioni di questi geni, cioè di queste piccole parti dei nostri cromosomi che noi abbiamo codificato con il termine di BRCA1, BRCA2, sono degli acronimi che stanno per Breast Cancer 1 e Breast Cancer 2, cioè dire carcinoma della mammella 1 e carcinoma della mammella 2.
Che cosa significa? Che questi geni che sono normalmente presenti nel nostro organismo hanno una funzione protettiva, cioè dire, regolano il sistema di replicazione delle cellule. Quando si vengono ad alterare questi geni, questo sistema di controllo viene ad alterarsi e siccome si altera, le cellule acquisiscono la capacità di poter proliferare in maniera scorretta e quindi di dare luogo a un tessuto neoformato. Ve la sto molto molto semplificando, però è questo un po', diciamo così, in sintesi quello che avviene. E chiaramente se noi abbiamo una predisposizione genetica perché abbiamo una mutazione di questo tipo, l'unica cosa che possiamo fare è andare a verificare se effettivamente ce l'abbiamo o meno. Questo si può fare anche con un banalissimo esame del sangue, soprattutto se abbiamo un'importante familiarità, cioè abbiamo avuto altri casi di parenti prossime. Andare a fare un'indagine di questo tipo significa anticipare i tempi in cui andiamo a fare i controlli e soprattutto andare a fare dei controlli con modalità diverse. La dottoressa Bonaiuti è presente, me lo può confermare, cioè dire è una paziente giovane che ha BRCA1 mutato, BRCA2 mutato, dovrebbe essere approcciato con una metodica più avanzata che è la risonanza magnetica. Non è accettabile che faccia le metodiche standard perché ha un rischio maggiore e quindi dobbiamo intercettarla in una maniera più precoce con un'indagine che ci permette di vedere di più e meglio. Chiaramente esistono però delle cose su cui noi possiamo lavorare. Ad esempio, diciamo così, sul discorso dei fattori ormonali, e si faceva prima un breve cenno sul discorso dell'utilizzo o meno di terapie sostitutive in postmenopausa, di terapie sostitutive durante la vita riproduttiva. Allora, non dobbiamo demonizzare niente perché non c'è niente da demonizzare. I dati della letteratura sono ancora un po' controversi, però sicuramente sappiamo che queste terapie possono leggermente aumentare il rischio, soprattutto, diciamo così, se prolungate nel tempo, e quindi è importante che, qualora siano necessarie, si facciano sempre sotto un attento controllo medico, sapendo che queste condizioni possono portare a un piccolo incremento di rischio che però, diciamo così, in tanti casi va a compensare tanti altri problemi che noi andiamo a limitare in virtù dell'utilizzo di queste terapie stesse. Dopodiché su altre cose possiamo incidere in maniera pesante, ad esempio su una dieta molto ricca di carni, molto ricca di acidi, di grassi insaturi, quindi carni, dolci, eccetera, comporta un aumentato rischio di obesità, cioè di andare sovrappeso. E quando noi andiamo sovrappeso, il nostro tessuto adiposo, cioè dire il grasso, è capace di sintetizzare, di trasformare degli ormoni normalmente prodotti da un'altra ghiandola del nostro organismo che si chiama surrene, il termine sta a indicare una ghiandola che sta proprio sopra il rene, in ormoni estrogeni, che sono ormoni che normalmente le donne hanno, ma che quando si genera uno squilibrio diventano un elemento che può stimolare la crescita di eventuali cellule mutate, e quindi è importante mantenere sotto controllo il peso, soprattutto in postmenopausa. L'attività fisica perché indirettamente ci garantisce la possibilità di non aumentare di peso, così come il fumo e i fattori ormonali. Per quanto riguarda la vita produttiva, purtroppo nessuno può stabilire quando gli deve venire il menarca e quando deve andare in menopausa, però sappiamo che un menarca precoce e una menopausa tardiva, allungando il periodo di esposizione ormonale, aumentano la probabilità di rischio di avere una neoplasia, e quindi di fatto anche questi elementi debbono essere considerati nell'ottica di una prevenzione. Rapidamente concludiamo. Visto che l'argomento era un focus sulle persone giovani, ecco, ricordiamoci una cosa, che esistono delle differenze fra i carcinomi in pre e in post menopausa. Sembrerebbe che in premenopausa i tumori abbiano una maggiore aggressività, ma credo che molta di questo dipenda da qualcosa che è stato già parzialmente detto e rappresentato dai colleghi. Cioè dire, è che spesso noi facciamo la diagnosi più tardiva nei giovani, perché i giovani probabilmente, sia perché sono giovani quindi non ci pensano, e poi perché purtroppo non rientrano nei programmi di screening come sono stati congegnati fino adesso. Questo fa sì che magari si dia meno rilevanza a dei tumori. Se noi identifichiamo un tumore in una fase, diciamo così, più tardiva, quel tumore spesso avrà delle dimensioni maggiori e ha una maggiore probabilità di diffondere e di andare nei linfonodi. Avere dimensioni maggiori e avere linfonodi interessati significa avere un tumore che potenzialmente, pur essendo identico ad un altro tumore in postmenopausa, comunque è in un stadio più avanzato, quindi ha una prognosi peggiore. E c'è comunque da dire, ed è inconfutabile questo dato, che nell'ambito dei giovani è più facile trovare delle forme che noi etichettiamo come forme più aggressive. Ora non entriamo nel dettaglio, diciamo così, di questi aspetti qui,
quindi sono dei termini tecnici come R2 più triplo negativi, ma sono delle forme che gli oncologi conoscono bene e sanno avere un comportamento con maggiore aggressività. Purtroppo anche questo fa sì che nei giovani questi tumori possano rappresentare un problema maggiore. Chiaramente se abbiamo dei tumori più aggressivi abbiamo anche un maggiore percentuale di possibilità di recidiva, cioè dire che questi si ripresentino rispetto alle donne in menopausa, e purtroppo anche una maggiore possibilità di rischio. E così concludiamo. In effetti, le pazienti che hanno la mutazione di questi due geni, si è visto che spesso si presentano con tumori di un grado più alto, cioè dire, noi graduiamo i tumori in 3 gradi, 1, 2 e 3, spesso queste pazienti hanno più probabilità di avere un grado 3 che si associa a una prognosi peggiore, hanno una maggiore probabilità di avere dei tumori che sono non responsivi alla terapia di blocco ormonale perché non esprimono i recettori, sono quelli che noi chiamiamo, diciamo così, triplo negativi, sono spesso dei tumori che hanno una grande capacità proliferativa e quindi di conseguenza che tendono a crescere molto rapidamente e quindi a raggiungere una dimensione più grande, maggiore, che, e quindi si correla con una prognosi peggiore. E per questo è fondamentale, quando si ha una accertata familiarità, di andare a fare anche il test genetico per far sì che si possa intercettare il più possibile una condizione di rischio e quindi adottare tutti quanti i provvedimenti del caso. Io mi fermerei qui perché non andrei oltre. Grazie. Capite benissimo l'importanza dell'anatomia patologica in un percorso del genere, perché si assume tutte le responsabilità di fatto per guidarci poi nelle terapie successive. E a volte, ecco, voglio dire, insomma, quando ci ringraziano per delle terapie fatte, eccetera, eccetera, ci sono alcuni servizi che sono oggetto di poca attenzione magari da parte della paziente, che sono questi servizi essenziali: il radiologo, l'anatomopatologo, sono vitali, sono essenziali per proseguire tutte le terapie. Quindi ecco, ricordiamoci sempre anche di ringraziare, non lo facciamo ogni giorno, ma insomma è bene che anche la popolazione se ne ricordi. Ora, mentre chiamiamo, no, la dottoressa, un attimino, a questo punto spezziamo un po', abbiamo parlato di alimentazione, abbiamo parlato di importanza della obesità o dell'attività fisica. Ora chiamerei adesso 3 minuti proprio il partner qui di oggi della LILT, che è praticamente, diciamo, ecco, lo vediamo giù in fondo, che ci presenterà un paio di prodotti proprio che servono, stiamo in tema proprio, sono degli antiossidanti, sono dei ricostituenti, sono qualcosa che può aiutare durante l'esecuzione di queste terapie. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il dottor Zepponi e tutta la LIL di Rieti. Io sono Mauro Mantovani, sono un ricercatore, chimico sperimentale, biologo. Da poco abbiamo istituito un'associazione di ricerche, terapie innovative biointegrate, con cui collaboriamo anche per esempio con molte associazioni, appunto per esempio la LILT, per esempio recentemente insieme al professor Schittulli e al professor Libra, che fa parte, membro attivo del comitato scientifico LILT, faremo un master di secondo livello a Catania, proprio all'università all'università nel reparto proprio di oncologia. E quindi, appunto, come diceva il dottore prima, ci preme sottolineare il fatto dell'integrazione proprio sia a livello nutrizionale che con supplementi con altissimo valore a livello di ricerca scientifica, per integrare proprio il percorso anche con le varie, diciamo, percorsi convenzionali. Ci siamo, diciamo, concentrati negli ultimi anni sull'importanza dell'infiammazione cronica di basso grado, che purtroppo è un terreno molto fertile per lo sviluppo di neoplasie, ma anche di altre patologie cronico-degenerative come le autoimmuni, per esempio. Nella modulazione del microbiota intestinale c'è uno studio adesso con il Gemelli di Roma, che intraprenderemo proprio nella relazione tra microbiota intestinale e microbiota della mammella in carcinomi, proprio in adenocarcinomi mammari.
Abbiamo sviluppato e pubblicato ultimamente uno studio su due linee di adenocarcinoma mammario e pancreatico, proprio utilizzando degli immunomodulanti, e faremo proprio uno studio proprio a Catania con il professor Libra, che durerà 3 anni, uno studio sperimentale e poi clinico, proprio sull'effetto di alcuni preparati con azioni immunomodulante, quindi attivando l'immunosorveglianza del sistema immunitario, soprattutto in senso TH1, quindi cellulo mediato, verso proprio diversi tipi di neoplasie, come per esempio appunto l'adenocarcinoma mammario, pancreatico, il melanoma, in combinazione anche con l'immunoterapia, che sono proprio più recenti preparati a livello di attivazione del sistema immunitario, quindi blocco praticamente del CTLA4, PDL1, PD1, eccetera. E quindi premo a sottolineare appunto il fatto che appunto la ricerca va avanti, ci sono molte pubblicazioni in tal senso, e noi ci preme anche come associazione fare in modo che i medici di varie specialità comunichino tra di loro, si scambino i risultati, in modo tale che anche i pazienti trovino giovamento. Grazie. Grazie a dottor Mantovani. Intanto che la dottoressa Pace si prepara, voglio salutare, portare a conoscenza dell'uditorio del fatto che Mario Santarelli è il rappresentante da poco tempo di tutte le associazioni di volontariato nel consiglio di indirizzo della Fondazione Varrone. Saluto anche Basilio Battisti, che è nel consiglio d'amministrazione della Fondazione, e la presenza di Mario Santarelli e di Basilio si è cominciata a sentire. Abbiamo fatto pochi giorni fa una riunione in Fondazione e nell'ambito di un progetto che loro hanno chiamato la Fondazione, su input di Mario Santarelli e di Lorenzetti, mi sembra di aver capito, insomma di tutto il consiglio d'amministrazione, cultura e solidarietà. Sostanzialmente che cosa significa? Che in occasione di quei bellissimi eventi che organizza la Fondazione a Largo San Giorgio e in altre parti della città, ogni evento sarà, come posso dire, associato a una associazione di volontariato per sostenere l'associazione stessa. Quindi si comincia sabato prossimo, 2 appuntamenti, alle 17 e alle 21 a Largo San Giorgio, e venerdì 18, grazie alla professoressa Ratti, che è presidentessa dell'AIDO, che è l'Associazione Italiana Donatori di Organo, che venerdì prossimo sarà l'associazione collegata all'evento, si parlerà di cultura musicale, un evento molto importante. Ci sarà, come posso dire, la possibilità di contribuire economicamente per queste associazioni, e questa volta è l'AIDO, altre volte saranno altre associazioni, per cui non possiamo altro che ringraziare la Fondazione Varrone e rallegrarci con noi stessi perché abbiamo scelto qualcuno che ci rappresenta validamente. Va bene, grazie. Buonasera, io mi chiamo Pace, sono un'oncologa, quindi ovviamente non potrò parlare di prevenzione perché io mi occupo, diciamo, della parte più clinica, medica della malattia, quando ormai la diagnosi è stata fatta. Quindi farò dei cenni. Farò dei cenni di epidemiologia e di problemi correlati al trattamento nella donna giovane. Qualcosa è già stato detto, sicuramente ormai è chiaro che il tumore della mammella è la neoplasia più comune nella donna, con una frequenza intorno al 30% rispetto a tutte le neoplasie. Sicuramente i programmi di screening hanno portato a un incremento di della diagnosi di questa patologia, ma è anche vero che i nuovi trattamenti, e sicuramente hanno anche lo screening portando a una diagnosi precoce, hanno portato a un miglioramento della sopravvivenza. In Italia sono stati diagnosticati nel 2018 52.800 nuovi casi, e come si può vedere da questa diapositiva si evince chiaramente che la,
Il tumore della mammella è sicuramente la patologia predominante. Per quanto riguarda i dati di mortalità, come già Liberati, il dottor Liberati aveva un po' accennato, il tasso di mortalità è superiore nelle donne più giovani, raggiungendo al di sotto dei 50 anni circa il 28%, mentre nelle donne oltre i 70 anni la sopravvivenza sembra essere migliore, con un tasso di mortalità intorno al 14%. Però possiamo essere tranquilli qui in Italia, perché comunque la sopravvivenza in Italia, dovuta ai trattamenti, dovuta appunto alla diagnosi precoce, si allinea perfettamente con gli altri stati occidentali, quindi comunque civilizzati, diciamo così, con un tasso di sopravvivenza a 10 anni che supera l'80%. Non si sente? Dei fattori di rischio ha già parlato il dottor Liberati, io voglio porre soltanto l'attenzione sull'età, che poi è l'argomento di oggi. Possiamo dire che la diagnosi fatta in una donna giovane si associa spesso alla paura di una prognosi peggiore, ed è vero che si associa anche ad un aumentato rischio di diagnosi di una malattia legata a una forma ereditaria, cioè legata alla famosa mutazione BRCA1 e BRCA2. Su tutto ciò che riguarda gli altri fattori di rischio non mi dilungo, perché già il dottor Liberati ne ha parlato. Quando viene fuori l'esame istologico, per noi oncologi escono una serie di parametri che ci permettono di fare una sorta di carta d'identità della malattia, per poi decidere il miglior trattamento medico che è possibile. E tutti derivano dall'esame istologico, ma come vedete anche l'età ha una sua importanza fondamentale. Le donne sotto i 35 anni, quindi abbiamo detto, hanno sicuramente una prognosi peggiore in termini di sopravvivenza globale, ma anche di recidiva, però le donne tra i 35 e i 40 anni in realtà non hanno una prognosi diversa dalle donne in postmenopausa. Ok. C'è da dire però che nella donna giovane, io per giovane intendo una donna sotto i 35 anni, la diagnosi di tumore della mammella è comunque un evento raro che interessa soltanto il 5% dei casi. Si tratta sì di forme più aggressive, ma il maggior rischio è relativo alla possibilità di avere recidive locali piuttosto che di metastasi a distanza, e c'è un maggior rischio di avere un'incidenza delle forme appunto ereditarie. Se ci troviamo di fronte a una donna giovane che presenta una mutazione, cioè presenta una forma mutata, quindi una forma ereditaria, il rischio è sicuramente di avere delle forme istologicamente più aggressive, ma in realtà l'anno scorso sono usciti dei dati che ci hanno un po' confortato, perché dal punto di vista terapeutico sono usciti dei nuovi farmaci, cioè le pazienti possono essere trattate con nuovi farmaci nella fase avanzata e hanno maggiori possibilità di sopravvivenza, e soprattutto esistono delle terapie specifiche per questo tipo di malattia. Quindi è molto importante che venga fatta in una donna giovane la diagnosi di una mutazione, di questo tipo di mutazione, proprio perché queste donne possono avere una sopravvivenza sovrapponibile alle donne non mutate e perché esistono dei trattamenti selettivi per loro. È importante che una donna sappia se essere o meno portatrice di questa mutazione, perché deve fare delle scelte importanti per la sua vita, correlate, come avete sentito magari di Angelina Jolie, cioè la sua scelta di vita è una scelta per il futuro, quindi lei deve essere in grado di poter scegliere, avendo un aumentato rischio di avere un secondo tumore, sia della mammella che dell'ovaio, se fare una chirurgia profilattica, se fare invece una sorveglianza più intensiva, perché ancora non è chiaro cosa è meglio fare, cioè se fare una chirurgia radicale oppure se fare invece una sorveglianza molto intensiva, e poi può fare anche delle modifiche del proprio stile di vita, o addirittura esiste anche la possibilità di fare dei trattamenti farmacologici in prevenzione. In linea generale possiamo dire, senza entrare nel particolare, che l'approccio terapeutico alla malattia, al tumore della mammella, può essere fatto in due modi: con un trattamento loco-regionale che prevede il trattamento chirurgico e il radioterapico, e un trattamento sistemico, cioè generale, di aiuto alla chirurgia, che può essere fatto con diverse modalità, che sono la chemioterapia, l'ormonoterapia o i cosiddetti nuovi farmaci, che sono poi le cosiddette terapie biologiche. Questo tipo di trattamento può essere fatto sia in fase prechirurgica, sia in fase post-chirurgica, sia ovviamente nella fase avanzata di malattia. Tutti questi trattamenti hanno io non entro adesso nel particolare della chemioterapia o dell'ormonoterapia, accenno solo a questo discorso per parlare del fatto che nelle donne giovani questo tipo di problematiche va affrontato con una maggiore attenzione, perché una donna di 35 anni ha una prospettiva di vita, ha un'idea del futuro che è diversa da una donna in postmenopausa. Al momento della diagnosi una donna di 30 anni deve sapere cosa deve fare da
da adulta, se vuole avere una gravidanza, gli effetti collaterali dei farmaci la mandano in menopausa e quindi dovrà gestire una serie di effetti collaterali che le trasformano la vita, le peggiorano sicuramente la qualità di vita. Quindi il percorso della donna giovane deve essere sicuramente affrontato in un team multidisciplinare dove la figura del ginecologo è fondamentale, deve condividere con l'oncologo la scelta terapeutica, perché la donna che sarà sottoposta a un trattamento chemioterapico adiuvante o anche ormonoterapico potrà fare, prima di iniziare questi trattamenti, in tempi adeguati perché ci sono le possibilità di farlo, per esempio la conservazione del tessuto ovarico, la conservazione degli ovociti, oppure essere sottoposta a una soppressione ovarica farmacologica per poter poi in futuro avere la possibilità di avere una gravidanza se lo desidera. E comunque può, durante tutto l'iter terapeutico, essere sottoposta ha delle terapie integrate che possono ridurre gli effetti collaterali del trattamento. Ormai è un dato assodato che la gravidanza nella donna giovane è un effetto, è possibile. Donne che hanno fatto chemioterapia o che hanno fatto ormonoterapia possono avere una gravidanza, devono avere una gravidanza se la vogliono. Addirittura noi per esempio abbiamo avuto una ragazza che ha avuto una gravidanza, ha fatto una terapia. Esiste uno studio che dice che facendo la terapia ormonale si può interrompere dopo 3 anni di terapia. Una terapia che dura 5 anni può essere interrotta dopo 2 anni, si può avere un tempo di latenza per avere una gravidanza e si può completare il trattamento senza che questo aumenti il rischio di recidivia o di comparsa di metastasi a distanza. Quindi ormai il discorso della gravidanza, che non è possibile nelle pazienti con tumori ormonoresponsivi, deve essere abbandonato. La donna può avere una sua vita normale. Inoltre è anche vero che se viene interrotto il trattamento, o comunque se si aspetta un tempo congruo dopo la chemioterapia o dopo l'ormonoterapia, non c'è un incremento del rischio di malformazione o di difetti genetici nel feto. Cioè, probabilmente, sicuramente c'è un maggior rischio di aborti durante la gravidanza e c'è sicuramente una riduzione della fertilità. Un'altra cosa che possiamo dire è che nella donna molto giovane il rischio non è necessaria una terapia più intensiva, è necessaria una terapia congrua per quell'esame istologico. È necessario che la paziente sia trattata in maniera adeguata in un team multidisciplinare in modo da aver garantiti tutte quelle che sono le migliori terapie secondo linee guida, in modo tale da avere tassi di sopravvivenza e di recidiva locale simili alle altre donne. Esistono oggi nuovi farmaci che ci aprono delle prospettive future veramente eccezionali, che pongono, adesso sono sfruttati nella malattia avanzata, che posticipano l'utilizzo della chemioterapia, ma che cominciano ad essere studiati anche nella fase precoce di malattia, che ci aprono a noi oncologi, ci danno delle soddisfazioni incredibili, danno spazio sicuramente a diverse tossicità che dobbiamo imparare ad affrontare, ma che comunque permettono un netto miglioramento della chemioterapia e che ci offrono risposte comparabili a quelle della chemioterapia. La donna giovane quindi deve essere informata dall'inizio nel suo percorso, deve essere trattata con una maggiore attenzione rispetto a una paziente di età più avanzata, non perché la donna in postmenopausa non meriti la stessa attenzione, ma perché ovviamente lo sconvolgimento della vita di una donna di 30 anni è sicuramente più importante, quindi è necessaria la presenza di una serie di terapie di supporto dal punto di vista psicologico, nutrizionale, una gestione adeguata della tossicità e un'educazione al miglioramento del suo stile di vita, che poi può essere in fondo un'occasione per migliorare la propria esistenza. Quindi in conclusione possiamo dire che la donna giovane può guarire dal tumore della mammella, la gravidanza è possibile, non ci sono trattamenti più intensivi ma semplicemente correlati al tipo di esame istologico. Importante e fondamentale è che la donna sia trattata in un percorso multidisciplinare, perché si può arrivare anche per le donne sotto i 35 anni a guarigione intorno all'80%, purché siano rispettate le linee guida e la paziente sia adeguatamente informata. E noi questo a Rieti, secondo me, lo possiamo fare, perché abbiamo il nostro percorso multidisciplinare, di cui io, vabbè, mi vanto di far parte, però secondo me è un percorso che funziona, che garantisce sicuramente le prestazioni, se non altro allineate con le principali linee guida nazionali e internazionali. Grazie. Grazie Roberta. Allora, l'ultimo intervento è del professor Patacchiola, che ha promesso di concludere entro le ore 19.
però ecco l'ultimo, per precisare prima l'appuntamento di venerdì 18, musica e musicisti a Rieti tra 500 e 700, quindi è un appuntamento di nicchia, un appuntamento importante a cui non mancare. Alle ore 16 c'è la presentazione proprio di un volume dedicato a questo e poi alle ore 21 il concerto. Quindi si potrà fare offerte a sostegno dell'Associazione Italiana Donatori Organi, la professoressa Ratti sarà presente, magari illustrerà anche brevissimamente quello che sono come funziona l'associazione, quindi sosteniamo l'AIDO in questo appuntamento di venerdì 18. Grazie Mario, grazie Enrico per il solito invito, mi onoro di partecipare ormai da diversi anni a questo incontro bellissimo. Mi spiace che siano andati via i ragazzi del liceo scientifico, ma li riporterò a scuola Enrico o qualcun altro dei volontari della DILT, di cui faccio parte anch'io. Se andiamo a parlare di tumori nell'età giovanile, dobbiamo parlare essenzialmente di due tipi di tumori, i tumori ovarici, quelli della sfera ginecologica ovviamente, e il tumore del collo dell'utero. I tumori ovarici è ancora un po' il nostro cruccio, perché il cancro dell'ovaio rappresenta a tutt'oggi la sconfitta dello screening e della prevenzione, perché è un tumore silente, è un tumore che dà scarse manifestazioni di sé e che purtroppo spesso vediamo nelle fasi più avanzate, quindi è un tumore che si presta poco alla prevenzione. Infatti ha un'età molto variegata, se è vero che alcuni tipi di tumori si manifestano nell'età più avanzate, altri si manifestano nell'età più giovanili. Accanto poi ai tumori maligni non vanno sottovalutati quelli che sono i tumori a malignità intermedia, cioè i cosiddetti tumori borderline, che attualmente le linee guida tendono a considerare un po' come un tumore maligno a tutti gli effetti, e purtroppo questi sono quelli che colpiscono maggiormente le donne più giovani. Sicuramente da un punto di vista epidemiologico nell'età giovanili sono i tumori delle cellule germinali che hanno una maggiore incidenza rispetto al classico carcinoma dell'ovaio. Mi soffermo, andrò velocissimo, mi soffermerò un pochino su quelli che sono i fattori di rischio. Si è parlato a lungo di BRCA1, BRCA2, siamo tutti ormai esperti di questa cosa in quest'aula. Questo tipo di familiarità riguarda anche l'ovaio, non riguarda soltanto la mammella, per cui Angelina Jolie, che è stata citata poco fa da Roberta Pace, ha fatto scuola per cui, facendosi l'ovariettomia profilattica, ma i nostri protocolli ormai prevedono che in una paziente con questo tipo di ereditarietà genetica venga proposta una ovariettomia addirittura all'età di 35 anni, quindi al termine dell'età riproduttiva oppure all'età di 35 anni. Accanto ai fattori genetici familiari non vanno sottovalutati i fattori endocrini, ma soprattutto anche i fattori ambientali. Leggevo recentemente un po' che c'è una rivalutazione dei fattori ambientali rispetto ai fattori genetici per tutti i tipi di tumori. Sono in atto degli studi epidemiologici di prevalenza che evidenziano appunto come in alcuni ambienti ci sia una maggiore incidenza di tumori, di un particolare tipo di tumore, e quindi il fattore ambientale gioca sicuramente un ruolo non trascurabile. A Rieti ne sappiamo qualcosa, mio nonno lavorava alla Viscosa, ovviamente è morto di mesotelioma pleurico perché lì c'era l'asbesto. La prevenzione: non esistono al momento programmi di screening per il tumore dell'ovaio, e qui appunto è il nostro tallone d'Achille. Nonostante ciò, però, se imparassimo ad andare dal ginecologo non solo perché siamo in gravidanza, ma impariamo ad andare dal ginecologo una volta l'anno regolarmente, dall'età adolescenziale sino alla postmenopausa, forse qualcosa possiamo fare. È vero che ci è capitato e ci capita quotidianamente che anche nell'intervallo di un anno di vedere un tumore ovarico che non abbiamo visto l'anno prima, però è anche vero che spesso riusciamo a scoprirli precocemente, e anche nel cancro dell'ovaio una diagnosi precoce consente un tasso di sopravvivenza sicuramente più elevato, che può arrivare anche all'85-90%. Parlando di giovani, ovviamente non possiamo non parlare di cervicocarcinoma, anche perché si è parlato di screening, e il nostro programma di screening nazionale e nella nostra ASL ci consente appunto di fare un'ottima prevenzione nei confronti di questo tipo di tumore.
Io sono ormai vecchio, ho visto tante persone morire di carcinoma del collo dell'utero in fase avanzata. Sinceramente negli ultimi anni non ho visto più tanti di questi casi. Perché questo? Perché si fa sempre più una diagnosi precoce. Ricordo la madre di una collega, questa è una cosa che cito sempre quando parlo di cancro dell'ovaio, che sul letto di morte mi disse: merito di morire, ostetrica lei, merito di morire di cancro del collo dell'utero, perché ho fatti tanti pap test in vita mia, io non l'ho voluto mai fare. Quindi questo per dire quanto l'importanza di un semplice gesto, di un semplice esame, quale il pap test, possa risolvere le mille problematiche. Nel 2019 forse è desueto parlare ancora di pap test, perché si è dimostrato che il cancro del collo dell'utero in realtà è una malattia infettiva a tutti gli effetti e il responsabile è il papilloma virus. Quindi qual è il discorso, per essere brevi e visto l'ora tarda, che fondamentalmente dobbiamo non aver paura di fare l'unica vera profilassi del tumore del collo dell'utero, che è quella della vaccinazione. Vacciniamo i nostri figli, stimoliamo i nostri nipoti ad essere vaccinati, anche perché attualmente abbiamo a disposizione un vaccino per il papilloma virus, se ritrovo la diapositiva ve lo faccio anche vedere, che copre 9 ceppi virali e quindi ci dà una protezione veramente importante. Se da una parte l'uso del papilloma virus come test di screening ci ha portato a far sì che il pap test lo richiamiamo dopo 5 anni in caso di papilloma virus negativo, perché ciò significa che per 5 anni è difficile che si sviluppi una patologia invasiva, è anche vero ormai nell'era di internet e dei social network, se una paziente risulta positiva al papillomavirus, automaticamente muore, perché va su internet, legge papillomavirus, cancro del collo dell'utero, sono morta. E mi sento un po' di sfatare questo mito, perché in realtà la grande maggioranza delle infezioni, anche da papillomavirus, si risolvono nell'arco del tempo, anche senza nessun intervento medico, e solo poche infezioni persistono e possono passare e dare origine a lesioni precancerose. Che cosa significa questo? Non significa che dobbiamo trascurare la positività per l'HPV, ma non lo dobbiamo neanche demonizzare. Essere HPV positive significa essere a maggior rischio per lo sviluppo del tumore del collo dell'utero e significa fare dei controlli più ravvicinati. Controlli che prevedono appunto l'esecuzione del pap test, dove si deve andare a vedere dalla eventuale presenza di lesioni precancerose, oppure ricorrere a esami di secondo livello, quali una colposcopia, una biopsia, oppure procedimenti più importanti. In questo devo dire che qui a Rieti siamo all'avanguardia, vero Mario? Insomma, abbiamo raggiunto un'ottima percentuale di copertura della popolazione, a parte il periodo che c'è stato il problema con le lettere che non venivano recapitate, e il nostro centro funziona molto bene, perché siamo in grado di coprire fino al secondo livello, al terzo livello, quindi riusciamo in un ottimo rapporto di collaborazione tra noi dell'ospedale responsabile del secondo livello e il territorio a coprire appunto tutte le esigenze della popolazione. Ma il discorso fondamentale rimane ed è fondamentalmente quello della vaccinazione. Non abbiamo paura di vaccinarci, non si debbono vaccinare soltanto le dodicenni a cui arriva la lettera, ma il vaccino per l'HPV può essere fatto anche a 40 anni, a 50 anni. Questo è una cosa che deve passare. E il messaggio importante che non va trascurato, e poi termino, è che l'infezione di HPV ce l'hanno anche i maschietti. Nei paesi più civili dei nostri, ad esempio in Austria, da tempo si fa la vaccinazione anche nel maschio. Quindi speriamo che si arrivi anche a campagne vaccinali in Italia, che il nostro bilancio sanitario sempre più scarso ce lo consenta di poterlo fare. Grazie. Grazie Felice per averci illustrato l'importanza della vaccinazione, soprattutto come messaggio da trasmettere alle nuove generazioni. E allora, questo è stato un incontro molto proficuo, del solito appuntamento scientifico che ogni anno fa la LILT. E allora, le conclusioni al Cavalier Fosso. Allora, la prima cosa è l'appuntamento del 18, tutti sono invitati a questa prima iniziativa di collaborazione tra fondazioni e associazioni del volontariato.
Poi voglio dire una cosa, abbiamo parlato, credo, in maniera molto approfondita dei problemi del tumore del seno, ma non vogliamo per questo dimenticare gli uomini. Nel mese di novembre faremo una serie di iniziative per portare avanti quel discorso dell'urologo a favore dei giovani. Però non dimentichiamo nemmeno la necessità del PSA per evitare il tumore della prostata, che è una delle cose che maggiormente colpiscono gli uomini. Io ringrazio tutti i presenti di nuovo, soprattutto ringrazio i relatori, il dottor Mario e tutti quanti. Buonasera, arrivederci, a presto. Un attimo solo. Solo un attimo, non so se ancora qui c'è il dottor Giovannone. No, non c'è il dottor Giovannone, però approfittiamo di questo ultimo, dei saluti, perché a casa vostra arriverà sicuramente questa provetta. Questa provetta non so se è già arrivata, arriverà comunque sia, perché arriva a tutti. Quando la riceverete, ecco, non la gettate oppure non la mettete da parte, ma basta fare un campione per la ricerca del sangue occulto delle feci, è semplicissimo, si immerge il campione e poi si richiude, si mette in questa bustina verde, dopodiché avete due possibilità. Una è che si spedisce via posta e preaffrancata alla ASL e arriva subito, oppure la restituite al vostro farmacista di zona, che provvederà a recapitarla alla ASL. Quindi due possibilità. È importantissimo aderire a questo programma del colon retto, perché ci siamo impegnati molto a far arrivare ad ognuno la provetta. Quindi è un segno veramente di impegno, quindi cerchiamo di corrispondere anche con un impegno personale. Grazie e buona serata.